Allora, sul tema opere compensative, autostrade e comune, com'è la situazione? Dunque, noi abbiamo recuperato alcuni documenti di 15 anni fa e abbiamo scoperto qualcosa che era accaduto nel dimenticatoio. Cioè, quando il Comune di Fano nel 2006 ha autorizzato la terza corsia dell'autostrada, non aveva posto come condizioni solo le bretelle che sono state recentemente ultimate o il casellino che è stato bocciato dalla soprintendenza, dal Ministero e dal TAR, ma aveva previsto anche la famosa complanare di collegamento tra Fano e Pesaro con di variante alla statale utilizzo della galleria autostradale di Novilara. Questa questione l'avete portata in consiglio comunale? Avete avuto soddisfazione, come si dice? Beh, lunedì scorso abbiamo portato appunto un'interrogazione sulle opere compensative, come vi avevo anticipato qualche giorno fa, e però ecco, le risposte del vice sindaco Fanesi, in generale della giunta, non sono state per nulla soddisfacenti, perché insomma è sembrato che si arrampicassero sugli specchi con dei non credo, non penso. Insomma, ci saremmo aspettati che a domande molto precise ci saremmo aspettati altrettanta preparazione. Questo non è avvenuto. Di sicuro la sintesi a questo punto è che per 4 anni abbiamo inseguito, il Comune di Fano ha inseguito la chimera a questo punto del casellino e non ha fatto l'unica cosa che davvero avrebbe dovuto fare, cioè sottoscrivere un protocollo d'intesa con tutti gli enti preposti, quindi non solo Società Autostrade ma anche l'ANAS, il Ministero, la Provincia, la Regione, il Comune di Pesaro, proprio per realizzare questa complanare che avrebbe una volta per tutte reso qualcosa di tangibile, qualcosa di finalmente reale, la famosa tanto auspicata circonvallazione tra Fano e Pesaro che questo territorio si aspetta da tantissimi anni.